Allora, doppia fase quest'oggi a Ciao Mama con Sauro e Alice nel vestone in versione Quo Ballerini. Prima, come cuochi, ci hanno preparato un paio di cose che adesso vi andremo a spiegare ancora nei dettagli come sono state confezionate, perché poi si andranno a cambiare e perché insomma ci balleranno dal vivo come loro abitudine con un po' di musica e naturalmente vedremo un bello show di musica tipica romagnola, ma anche un omaggio a Ennio Morricone, che ha vinto l'Oscar, un'eccellenza italiana della musica. Poi noi italiani, insomma, alla fine poi siamo degli artisti. Ci siamo conosciuti in tutto il mondo per essere degli artisti. Facciamo delle belle macchine veloci, facciamo la pizza, abbiamo la mafia, poi... Non siamo buoni, invece, con... Beh, però ne abbiamo vinte tante, dai. Sì, ma le squadre che te non fanno... No, no, vabbè. Vabbè, quante sono? Inter, Milan e Juve hanno vinto la Coppa dei Campioni. Chi più, chi meno. No, è staccata, è così. Allora, Fabio, torniamo da te dopo, però prima da Sauro e Alice. Vogliamo vedere queste belle delizie che ci hanno preparato quest'oggi. Eccoli qui. Ah, fammi questa inquadratura, con la pasta della piadina. Ciao, mamma. Ma guarda che bello. Ma grazie Alice, grazie. Che bel pensiero che hai avuto. Vedi? In onore della nostra trasmissione. Riesci anche a mangiare, dai, così. No, ma non si mangiano quelle cose, le metteremo lì, tanto figurati se vado a mangiare una lettera alla volta. Abbiamo preparato, da dove partiamo? Proprio da dal rotolo. Allora, il rotolo, spiego un po' come hai fatto e che cosa hai usato. Allora, 750, cioè... adesso arriva, no. Adesso arriva la lista arriva la lista, eccolo qua. Oh, 750 grammi di farina, 100 grammi di strutto di maiale, un cucchiaio di miele, una bustina e mezzo di lievito per piedina, un pizzico di bicarbonato, un pizzico di sale, impastare con acqua e latte. Ecco, quindi però quindi hai messo tutto insieme, sì, o insieme, qualche ingrediente preparato... prima o dopo, no? No, ho preparato tutto insieme, però diciamo la farina, poi ho fatto... Appena finito di impastare, hai messo tutto, hai tagliato... La lasci riposare un pochino, adesso noi non l'abbiamo lasciata riposare tanto, però 20 minuti lasciarla riposare, semmai con una pellicola, perché così non fa la crosticina, non sì. fa... Hai preparato dei pezzi rettangolari che stiano sì, nella pezzi padella? Sì, rettangolari per fare i rotolini, per fare. Poi sì, li hai messo subito? Li ho farciti con lo stracchino e con tutti gli affettati che adesso sono finiti, e gorgonzola e speck, oppure con pancette stracchino, pancette Questi gorgonzola. Sono i tuoi gusti preferiti. Poi sì, uno ci mette, abbiamo sentito prima Cesarino che ci metteva la mortadella nella piadina. Posso qualunque e cosa. Dal gusto, dai, della questi sono quelli che usiamo noi in casa. Coppa. Tieni il microfono quando parli, se no ti. Ah, coppa anche, coppa. Vero? Coppa. Coppa, sì, sì, anche la coppa. Vabbè, quindi con semplici anche ingredienti. Anche con la Nutella, perché si possono anche fare con anche dolce. Con semplici ingredienti si possono fare certo, piadine certo. e rotoli. Questo è il rotolo, il famoso rotolo. Anche poi... ricotta e fichi. Poi, dopo averlo hai arrotolato. L'ho arrotolato, sì. Oggi è proprio la giornata dell'arrotolamento, perché anche per il rotolo... Poi tagliata fette, come tagliata fette quell'altro prodotto che hai realizzato, che è il Cioccorì. Un altro rotolo di cioccolata. Un altro rotolo di cioccolata. Oggi proprio oggi è dedicato alla nostra Italia, che speriamo che sì. non vada a rotoli. Inquadriamo invece questo salame dolce, se così si può dire, no. Qua è molto più semplice... gli ingredienti, perché sono pochissimi, andiamo a vedere. 6 Mars, 6 Mars. 6 Mars, poi Rice Krispies, questo riso soffiato, vero qui? Quello è quello che consigli tu, sì. perché è un riso soffiato particolare. Perché, che sa mancano. Vedranno che se lo fanno col riso bianco si stacca di più, si stacca. Invece questo qui rimane attaccato però al cioccolato. Attaccato, perfetto. Quindi burro, hai come dire, sciolto tutto a bagnomaria? Sì. E poi ho messo il riso per ultimo. Prima ho fatto però sciogliere prima i mars, poi il burro e poi al fine vero il riso soffiato. L'importante è farlo a bagnomaria per il fatto perché sennò vero si brucia il mars. Bene, quindi questi sono i due piatti che ci hanno preparato quest'oggi Sauro e Alice. Magari alla fine, per chi non avesse capito a modo, ridaremo la lista degli ingredienti. Voi adesso andate a cambiare perché fra un po' vi esibirete qui in pista. C'è una telefonata, intanto pronto, buongiorno. Buongiorno a te Fulvio, sono Luciano Viti, maestro di ballo.
Ah, Lucia e Luciano Bigi, ciao, sì, maestro di ballo. Volevamo fare i complimenti a quei due splendidi ragazzi che oltre che essere bravi a ballare sono bravi a far da mangiare, che fa anche rima. E volevo anche fare i complici, oltre a loro i complimenti anche a te per la grande festa di ieri. Grazie, okay? Grazie. E salutali tanto, adesso spero appunto di vederli ballare che sono splendidi. Infatti. Ciao, dagli un abbraccio per loro. Ciao. Ciao, ciao Luciano, ciao, ciao Lucia. Ciao, ciao. Allora, andatevi a cambiare, abiti da scena col microfono, che cosa fate? Togliete? Lascialo qua, toglietelo, lo stacchiamo. Hai già staccato, perfetto, te lo puoi togliere. Allora, mentre i nostri amici si vanno a cambiare, quando sono pronti poi parleremo con le basi, noi siamo qui con... C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno! Fulvio! Chi è? Fulvio! Sì? Ascolta, non si può fare la pubblicità del Mars? Perché è stato ritirato dal commercio. Ho capito, ma sono stati ritirati, come non si può fare pubblicità? Sono stati ritirati dal commercio quelli che sono stati prodotti entro una certa data e hanno una scadenza entro una certa data. Quindi se noi abbiamo trovato dei Mars che erano al di fuori di queste cose, sono assolutamente regolari, ok? Va bene, grazie, buongiorno. Tutto lì. No, poi anche questa cosa... Io lo so perché l'hanno pubblicata su Facebook e bisogna stare attenti, io non ho letto niente di particolare da altre parti. Te sai dove siccome girano delle bufale colossali, non vorrei che anche questa fosse una bufala. Sai dove abbonda il riso? Nella bocca degli stolti. Anche nelle risaie però. Anche nelle risaie. Risum abundat, io dicevo, no, come si dice con risum abundat in ore cinesorum, nel senso che il riso abbonda sulla bocca dei cinesi. Vabbè. Il riso, dov'è che perché ci vogliono delle paludi per coltivare il riso? Esatto, il riso è mai, ma la zona del riso era la zona di Vercelli, di Novara, perché sai qual è il miglior riso da fare i risotti? Il Carnaroli. Carnaroli, non è neanche il riso Scotti, perché sto perdendo i capelli come Jerry. Ma il miglior riso da fare i risotti è il Carnaroli. Che cos'è il Carnaroli? Da dove è un tipo di riso che si produce nella zona di Vercelli. Il nostro... sono cose, ma le sanno anche le signore che vanno a fare le spese. Sì, ma tu sei un factotum, nel no, senso io che non sono niente. Aggiusti i trattori. Fulvio, non sono niente, io sono... No, però sai fare tante cose, nel io senso... sono uno che vive divertendosi. Ah, che bella filosofia, caro Giuseppe, mi piace questa filosofia. Io vivo divertendomi, nelle mie possibilità, ecco. E quando non ti diverti più, pianti lì. Cambio. Perché quando suonavo perché mi divertivo, dopo sono arrivati i mezzi moderni, non si suonava più per divertirsi e io ho smesso. Allora, facciamo i conti che ci sia, tu ti scrivi il tuo epitafio sulla tua tomba, cosa? Qui giace D'Artagnan che nella sua vita... Con lui si stava bene, ci si divertiva, si andava a mangiare e lavorava il minimo essenziale per vivere. Oh, che bella filosofia, Giuseppe, vedi? Invece noi adesso ci tiriamo il collo tutti per cercare, cioè, nella filosofia proprio di noi padani. Per fregarsi uno con l'altro. Ah, è vero. Per delle sciocchezze, perché uno dirà, cioè, ma non è così. Cioè, uno deve fare un suo esame di coscienza e dire, io faccio questo perché mi piace farlo. Non, invece oggi il mondo è diventato, cioè le cose si comprano, si buttano via, non devono durare un minuto, capito? Perché devi consumare. Vabbè, se no come fa la gente a lavorare? Dopo chiudono le fabbriche perché c'è ma si può lavorare anche in tanti modi, non è mica detto, perché te vedi, te se devi trovare oggi un calzolaio non lo trovi più, trovare un fabbro non lo trovi più. Cioè, ci sono dei mestieri che sono spariti. Fai prima che abbia scarpe. Esatto, per il consumismo. E quindi avremmo guadagnato dei posti di lavoro da una parte, ma li abbiamo persi da un'altra. È vero. I vecchi nostri artigiani, vero? Cioè, se ti viene, hai un paio di scarpe, ti viene no, un buco nella. Non erano artigiani, c'era della gente che erano degli artisti. Degli artisti, è vero. Cioè, faccio per dire, oggi è diventato, te vai a prendere un paio di scarpe da, di ditte famose che costano l'idea. Una volta c'erano degli artigiani che facevano delle scarpe, un calzolaio faceva delle scarpe su misura, che erano la fine del mondo, ma non erano pubblicizzate, cioè era. Siamo arrivati, come ti ho detto prima, a correre e a distruggere. Però quello che distruggiamo lo ripagheremo poi un giorno. Dici? Sì, perché il mondo, guarda, la natura c'ha tutto, ti dà tutto, però noi la distruggiamo, la roviniamo. Poi alla fine si riprende quello che ha perso con gli interessi. Ti state ascoltando una conferenza? No, niente. No, ma dai, D'Artagnan, lo sai, sai quante volte abbiamo fatto questi discorsi? Quindi cioè, mi fa piacere riproporli ancora in TV per fare
Cioè, voglio dire, sono pensieri che credo la maggior parte delle persone condividano, cioè non credo che sia diverso. Io però vedi, c'ho sempre un dubbio che il mondo poi alla fine è sempre andato avanti, è cambiato. C'è sempre stato chi ha detto si stava meglio quando si stava peggio, si mangiava meglio una volta, si facevano meglio altre. Poi alla fine il mondo è sempre andato avanti, cioè è la gente che sceglie, come il successo di un'orchestra o di un artista, è la gente che decide chi è che funziona e che non funziona. E se la gente preferisce vivere o ama o gli va bene vivere così, se ci fossero delle... ci sono state nella storia dell'umanità delle rivoluzioni, quando la gente si sarà stufata di vivere così farà una rivoluzione. E adesso vuol dire che gli va bene così, no? Te parlavi di musica, vedi, oggi si va a riscoprire la musica degli anni 60, perché i gruppi che sono vissuti in quegli anni lì hanno fatto delle pagine musicali che... cioè, sono rimasti indelebili, certo, per vero, gente delle nostre età, ma assolutamente, cioè, dei grandi musicisti che oggi per il consumismo sono dovuti sparire. Perché... allora vedo alle tue spalle l'inquadratura che si sta, vedi, dietro la tenda, eccoli qua che arrivano. Con che cosa cominciamo? Miseria, ma è molto orientale questa cosa qua. Gli indiani, no? Degli indiani, quindi... allora ci spostiamo indietro, ci state lì? Spostiamo. No, devo spostare. Aspetta. No, ma sta. C'è un'altra cosa sotto, c'è il programma che c'è. Dai, che ce la fate, ce la fa. Allora, partiamo con la cumbia? L'ultimo dei Moicani? Dedicato a Ennio Morricone, visto che. Aspetta, che non hai il microfono, vengo qua con voi. Allora, raccontami di questo brano, L'ultimo dei Moicani, un bel film. Questo è un bel film, un brano che ha fatto Ennio Morricone ai suoi tempi, e visto che ha vinto la statuetta all'Oscar, oggi niente di più bello per noi poterlo dedicare, il suo brano trasformato in una cumbia. Perfetto, allora, la cumbia, L'ultimo dei Moicani, chiedo al nostro Manuel, sei pronto con la base, dacci un bel volume che lo vogliamo, sì, sentire bello forte, bello carico, alzaci il volume in studio. L'ultimo dei Moicani, eccolo qua, possiamo partire.
Peccato, peccato che non ci sia il pubblico ad applaudire, perché sono convinto che l'avrebbe fatto. Complimenti. Ecco, sì, perché insomma, secondo le migliori tradizioni, ci siamo due uomini e la donna deve stare nel mezzo. Io mi sono messo di qua. È il fiatore, adesso vi faccio prendere fiato, perché insomma non è. Dobbiamo mettere un altro abito. Cioè, un altro abito? Sì. Via, via. Dai, aspetta un attimo. Abbiamo tempo, abbiamo tempo. No, andate, cominciate subito, siete caldi? Andiamo subito. Allora, il microfono ce l'hai lì? Ce l'ho qua, lo do. Ti do quello che avevamo prima, è, dai. È uguale. È uguale. E il numero? No, aspetta, qua faccio a casino il 6, sempre il 6, ecco. Vabbè. No, il valzer, qua facciamo la zingarella? No, Nebbia in Valpadana, Nebbia in Valpadana. Abbiamo finché ci siamo facciamo Nebbia in Valpadana. È la nebbia di una volta, quella che si tagliava. Ah, beh, anche la nebbia di una volta. No, per quest'anno però in qualche caso c'è stata. Sì, no, come una volta a Grattacoppa dicevano, si appoggiava. Come dicevano? A Grattacoppa si appoggiava la bicicletta nella nebbia. La bicicletta nella nebbia. È un paesino che rimane qua nella zona del Lamone, è un paesino in mezzo, vai, dice. E a Grattacoppa c'erano delle nebbie dove si appoggiava la bicicletta nella nebbia. Allora, un po' di messaggi. Complimenti ai due ballerini, un saluto al tuo ospite Franco e Bruna da Ravenna, che ti salutano. Grazie. Fulvio traditore, fai mettere sui costumi prima, no Gaudio, come fai mettere i costumi? Gaudio, perché dici prima i costumi? Ah, perché ti volevo vedere dall'inizio in costume. Gaudio, dai, non fare così. Sono Morata e Bonucci, saluti, l'intervista Salutiamo Valsiglio. Salutiamo Valsiglio, sì, no, Morata e Bonucci sono quelli che hanno fatto il gol ieri. Vabbè, però il rigore non c'era. C'era il rigore, no? Io te l'ho sempre detto, la Juventus quel qualche cosino in più di favore ce l'ha sempre, non so il perché. Ma io, cioè, veramente mi sembra strano. Te lo sai che l'ho scommesso che era 12 punti di dietro, adesso è 15 punti davanti. No, allora, tu hai scommesso quando era 12 punti dalla testa della classifica, cosa la davano? Dall'Inter, a 8. Cioè, nonostante la davano così poco, esatto, per vincere il campionato. Esatto, la davano 8, ti ricordi? Ne parlavamo. Sì, sì, quindi uno che scommetteva 100 euro, esatto, ne vince 800. Bravo, 800. Tu corri il rischio, quanto hai giocato? 50 euro? 50 euro. Vabbè, vince 400, vabbè. Niente di... No, io pensavo che dopo meno a 12 punti dalla vetta, vabbè, scudetto perso, fine. E quindi avrebbero potuto darla. Addirittura, guarda che c'è un signore, l'ho visto intervistato l'altro giorno, che aveva scommesso inizio campionato il Leicester nella Premier League e che vincitore dello scudetto lo davano uno tipo a 5.000, prende una barca di soldi, ha scommesso 20 sterline, se vince qualcosa come 120.000 sterline, se ci arriva, certo, infatti vedrai che io con queste scommesse poi non capisco, quando capiscono che c'è a pagare troppo entrano in onda dei meccanismi per cui salta tutto il banco, è così. Quando ci sono i soldi c'è sempre da aver paura, eh? Bravo, stai attento, hai detto giusto. Addirittura sempre che il Napoli vendette dei campionati per i soldi, si pensa, no vabbè. Allora mi chiedono se ho fatto vedere qualcosa di ieri, no, purtroppo non ho fatto vedere nulla, lo farò vedere nei prossimi giorni di quello che è successo ieri, perdonatemi, ma c'è stato un attimo di impasse mediatico a montare i video, c'erano un po' di camere, quindi insomma da domani o più tardi dopodomani faremo vedere qualcosa. Eccoli qua, allora sono arrivati, arriva la nebbia in Valpadana, oggi è il giorno sbagliato per la nebbia perché prima ma che bei vestiti sempre, eh? Allora, possiamo partire con Nebbia in Valpadana, ritornano in studio a ballarcelo i nostri cuo-coreografi, eh? Cuo-coreografi, cuo-ballerini, Sauro e Alice. Partiamo con Nebbia in Valpadana, vai col volume. Si allenano in cucina, tra un dolce e l'altro. Si allenano in cucina.
Che bravi, no, messaggio che arriva, ma siamo a Ballando con le Stelle? Sì, siamo proprio Ballando con le Stelle, veramente bravissimi i nostri Sauro e Alice, in veste di cuochi, di ballerini, è vero Giuseppe? E di persone simpatiche. E di persone simpatiche, vabbè, che questo non guasta mai. Allora, no, non so se avete sentito mentre prima leggevo dei messaggi di complimenti. Ieri mi dicono poteva starci eventuale punizione prima, ma rigore netto. Io non sono di questo parere, anche se sono juventino. Grazie Fulvio per la bellissima giornata ieri, mi hai visto tanta gente, un saluto ai tuoi ospiti, sono Riccardo e Patrizia e poi Franco e Bruno da Ravenna ti mandano i saluti. E il nostro Gaudio che dice insomma potevate presentarvi così anche mentre cucinavate, insomma no. Vabbè, dopo andremo anche ad assaggiare e a ripetere quello che avete fatto, però prima c'è la polca, ce la fate, avete preso fiato? No, perché la polca è faticosa, volete l'altro? Dai, una volta questi balli qui si ballavano nelle aie, in campagna. Piedi scalzi, ti ha finito la trebbiatura, c'era l'aperta, si ballava la polca, la mazurka, i balli romagnoli sono nati nelle aie da... Beh, anche da qua è uguale, anche in Emilia. Cioè, oggi, il ballerino, però faccio per dire, una volta i ballerini ballavano nelle aie a piedi scalzi, perché i soldi a prendere le scarpe non c'erano mica. Vedi? Una volta era così. Allora, ci facciamo la polca, questa è Zingarella, la trovi nel... Sono due telefonate, dai, allora facciamo in tempo a sentirle, dai. Pronto, buongiorno. Pronto, parli pure. Buongiorno. Buongiorno. Sono una sirena di Reggio. Dica, signora. Voglio fare i complimenti ai due ballerini. Bravissime. Sono una signora che ha tanti disturbi, l'ho vista ballare, mandata la forza di vivere. Ah. Bene, signora, beh, i complimenti sono meritatissimi. Grazie per i suoi complimenti. Signora, per curiosità, quanti anni ha? Possiamo chiederlo? Sono maleducato. Più di 80! Più di 80, vabbè. Ci fa piacere che sia sintonizzata con noi e che le diamo un attimo di. Sai cosa le devo dire? Che tanto che provo da quando c'è buongiorno mamma oggi. Forse di sta lì che sono paralizzata e che sono riuscito. Sono soddisfattissima. Bene, ci fa molto piacere. Bene, signor. Le facciamo a tutti, auguri. Le facciamo tanti auguri, signora. Buona giornata. Grazie. L'altra telefonata veloce, così diamo tempo a Saura Alice di prendere fiato e poi ci devo spiegare anche cosa ho fatto da mangiare, quindi facciamo veloce. Pronto? C'è ancora? No, magari è riattaccato. Pronto, pronto. Sì, chi è? Ciao, sono Aldo da Ravenna, ciao Fulvio. Aldo da Ravenna, ciao Aldo. Voglio fare un saluto a Bertagnan. Grazie. Io ci conosciamo bene, che vengo spesso da Gioacchino, lui sì. Era il batterista dei Blackman. Sì, sì. Blackman. Un saluto a quei due ballerini che sono bravissimi, sono diventati amici di Francesca Mazzucato. Ah? Sono amici di. Sono diventati anche amici di Francesca Mazzucato lì da voi alla taverna, i due ballerini. Bravissimi. Viene sempre a mangiare. Sì, sì, Aldo, abbiamo capito che sei. Ciao Aldo, grazie per la tua telefonata. Tra l'altro Francesca sarà il 20 insieme ad Elena Camarone al grande evento a Villa dei Glicini per dare il via alla stagione estiva del Gatteo Mare Village che verrà presentata. C'è un'altra telefonata? No. Allora, possiamo andare con la polca perché dopo dobbiamo ancora presentare tutti i piatti, faremo una foto tutti insieme come nostro avventura. Zingarella, alto il volume che sentiamo bene e balliamo tutti. Vai con la polca. Ce l'abbiamo? Arriva. No. Dovrebbe arrivare. Non arriva Zingarella. Eccola qua. Thank you.
che bravi, che bravi, complimenti. Questo è faticoso, ha fatto un infiatore, non gli facciamo nessuna domanda, non vogliamo infierire. Però, visto che manca poco il termine della trasmissione, andiamo tutti dietro al no, stappi la bottiglia, devo stare attento, no, perché è già scappata la volta. Vi lascio il microfono a tutti e due, ecco, allora, veniamo qua. Bicchieri li troviamo, ci sono da qualche parte. Qua, guarda. Non sono di vetro, ma vanno bene lo stesso, tanto per bere un po'. Allora, in chiusura, mancano 5 minuti, vi faccio prendere fiato. Sauro, lo sai di chi era questa incisione? No? Questa incisione non lo sai. Microfono. Questi sono brani da gara, perché noi facciamo gare di folk romagnolo, almeno facevamo. E questi sono brani espressamente da gara in 5 parti. Allora, vorrei chiedere a Marco Tagliavini se l'ascolto, visto che sarà qui dopodomani, visto che lui è un grande Ciao cultore, Marco. Sarà qui a disossare, a fare un culatello in diretta. Che bello. Cioè, quindi dopodomani un culatello in diretta qui a Ciao Mama. E giovedì invece arriverà un'altra romagnola doc. La Roberta Cappelletti con Mamma Dolly. Sì. Ma fate mangiare la Mamma Dolly giovedì, ragazzi, sarà un romagnolo proprio. Un successo, certo. Però. Vai pure. Anche quello scappa? No, sono vini fermi. Ecco. Per Ciao Mamma. Questo è per far vedere. Io so fare. Per far vedere le bollicine. A prova? Che vai! Miseria! Che vai, le bollicine ci sono! Che belli! Dopo ricorderemo. Questo è un vino. Apro, fermentazione naturale, faticata. Ma li hai portati tu quei bicchieri lì? Sì. Ah, ecco. Ah, beh, no, vabbè. Sì, sì, vai vicino alla camera, c'è, ecco, le bollicine. Arriva. Eccolo, fallo vedere. Le bollicine dell'Albana, frizzante, eh. Di Bertinoro. No, non parlare, ecco, prendi il microfono se vuoi parlare, perché se parlate ormai ci siamo tolti le clip e quindi bisogna che beviamo la salute. C'hai 2 minuti di... Aspetta, prima di brindare. Allora, abbiamo preparato questi piatti che sono il cioccorì con... 6 Mars, 150 grammi vero di riso soffiato, 190 grammi di burro. Amalgamate tutto a bagnomaria, poi lo mettete in frigo, fate un salame, poi lo tagliate a fette. Abbiamo preparato anche i rotoli, questi sono fette di rotoli, se possiamo dire pasta della piadina fatta con... Allora, qui ho utilizzato 750 grammi di farina zero, bicarbonato, un po' di sale, un pochino vero di miele, poi una bustina e mezzo di lievito, lo strutto, 100 grammi di strutto, latte e acqua quanto basta per impastare. E questo sono tutte e poi dopo di farcite a piacimento. Ti sai che quando Dante gli fecero vedere l'acqua e che aveva bevuto il vino, disse: Chiara, Chiara, ti vedo che rimirarti devo, mi lavo le mani ma non ti bevo. Vabbè, allora consigliato con il dolce un po' d'Albana. Il dolce è Albana dolce. E con la piadina? San Giovese. Allora, San Giovese particolarmente fatto in casa, perché è fatto da mio cugino. Questi sono naturale, tutti vini a fermentazione naturale. E puoi bere una bottiglia che non ti fa niente. No, vabbè, però cioè, l'alcol c'è, quindi tranquillo. Allora, a Ciao Mamma e a Fulvio. Ma grazie a voi, ringraziandovi buon per... Buon compleanno. Vabbè, già il giorno si può fare, grazie, abbiamo festeggiato già ieri. Allora, io mi bevo un goccio di Sangiovese, perché questa piadina, qua poi c'è pancetta e gorgonzola, credetemi, siamo al top qua. Cioè, a chi piace i sapori forti, veramente siamo al top. Io, che dire, vi ringrazio perché, insomma, mi avete preparato anche questi biscottini. Adesso li metteremo da qualche parte, in maniera che... Ce la fai di inquadrare ancora questo piatto? Ciao mamma. È un'opera d'arte, sì. Perché insomma, preparare delle lettere dell'alfabeto con della pasta a piadina non è il massimo della vita, insomma, mi sembra un po' difficile. Comunque. Ad Alice riesce tutto, suppongo. A tutte... Nel paese delle meraviglie. Alice nel paese delle meraviglie. Oggi siamo veramente rimasti nel paese delle meraviglie. Allora, col cioccorì, i rotoli, l'Albana, il Sangiovese,
insomma, un tocco di Romagna quest'oggi. Vai, ciao, mamma. Ciao, mamma. Vai, ciao, mamma. Ciao, mamma. Grazie per essere stati. Mangiamo, lo sentiamo? Va bene. No, io no, dai, non posso, dopo devo finire, devo parlare. Ho ancora 40 secondi, cosa posso dire? Mangiate voi. Mangiate voi. No, allora vi dico cosa succede domani. Domani arriverà insieme a ad Antonio Guidetti, arriverà il sindaco di Luzzara, Andrea Costa, vedremo come se la caverà in cucina. Un sindaco in cucina. Mercoledì Marco Tagliavini con Elena Prandi, disosseremo un prosciutto e faremo un culatello. Giovedì, per la prima volta qui a noi da Ciao Mamma, arriverà Roberta Cappelletti con Mamma Dolly. Quindi un altro tocco di Romagna. Che farà la piadina? Non lo so cosa farà. Farà la piadina, lo sai tu? Vabbè. Sauro, Alice, il nostro D'Artagnan, grazie per essere stati con noi. A domani mattina 10.30. Ciao Mamma! Ciao Mamma! Puoi mettersi in da adesso l'abbacchio dentro al forno. Ho messo la maglietta al tuo Aguilana. Ciao ciao, ciao mamma. Ciao ciao, ciao mamma. Ciao ciao. Il commissario tecnico mi chiama. Ciao ciao, ciao mamma. Vedrai che vincerò. La, 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 la. Ciao mamma.